Amici di Onda Libera, siamo al Furlo, dove la provincia di Pesaro, insieme all'Associazione Nazionale Architetti Paesaggisti, ha organizzato un incontro di studio sul tema del paesaggio. Siamo con l'architetto Maurizio Bartoli, dirigente dell'urbanistica della provincia di Pesaro e direttore della riserva della Gola del Furlo. Ecco, allora, ci spieghi come mai questa iniziativa e cosa si prefigge questa iniziativa? Allora, questa iniziativa si prefigge di avvicinare il mondo degli ingegneri e degli architetti nel recupero delle aree archeologiche. La riserva statale è uno dei luoghi più importanti della nostra provincia, ma del centro Italia, proprio per la presenza di aree archeologiche. Faccio riferimento al sistema delle gallerie romane, ma anche altre come la grotta del Grano, che è lungo la gola della riserva. Ma questo rapporto è nato tra la riserva e l'AIAP a seguito di un incontro e del fatto che l'AIAP aveva organizzato quest'anno proprio il tema paesaggio e archeologie. Era già stata realizzata una giornata a Napoli e questa seconda giornata ci vede protagonisti qui alla riserva. Bene, parliamo un po' di sesto idrogeologico, perché appunto questa mattina venendo al Furlo abbiamo dovuto fare il giro un po' più largo. Questa è stata una brutta sorpresa per noi, questo dissesto della strada ci sta creando diversi problemi, ma io sono fiducioso perché si è innescata una sinergia tra il comune di Acqualagna, la società dell'Enel che è proprietaria del bacino della diga, per la sistemazione di quel tratto della strada. E non è da nascondere che tutta la gola ha grossi problemi di dissesti idrogeologici. Noi abbiamo fatto degli interventi anche significativi, abbiamo anche degli altri finanziamenti, però sicuramente è un problema grosso. Cercheremo di intervenire e c'è l'idea anche di realizzare un bypass temporaneo con una passerella pedonale per permettere durante il periodo del cantiere di creare questo collegamento. Però oso dire che comunque quest'area, anzi il tema di oggi è proprio della storia che ho riportato dalla Flaminia. Quest'area è sempre stata nel corso dei millenni punto di difficoltà e di passaggio. Dobbiamo intervenire serenamente, sappiamo delle difficoltà e del disagio economico che questa interruzione dà, però sono fiducioso che con il sindaco di Acqualagna e l'Enel troveremo a breve la risoluzione. Bene, grazie mille. Grazie.